8 cose che ti fanno capire di essere un vero stalker. 1. Spiare le chat. Oh, la mia ragazza dice che io non mi fido di lei e che le controllo sempre le chat. Dai, assurdo. Ma va, non sei uno stalker, ti conosco. Mica sei uno che controlla le chat. Ma no, ma poi la cosa che mi fa più arrabbiare è che non è che l'ha scritto a me in chat, l'ha scritto a Clarissa. Manco dirlo a me. 2. Scovare le possibili minacce. Clarissa gambe larghe. È il quarto like che gli mette sta zoccola. Chi è Clarissa gambe larghe? 3. Fissare la chat. Ah sì? Hai tolto l'ultimo accesso? Benissimo, ora rimarrò a fissare la tua chat finché non ti vedrò online. Poi ti mando lo screen e te lo faccio vedere. 4. Imparare a memoria i suoi impegni. Dove sei? Amore, sto andando a calcetto. Oggi è giovedì e sono le 17.47. Io lo so benissimo che il calcetto ce l'hai il venerdì alle 20. Sì, lo so, ma abbiamo anticipato. Dimmi dove sei. 5. Continuare a fissare la chat. 6. Creare profili fake. Oh, guarda, ho creato un profilo fake per spiare Alice, non sospetterà mai di niente. No, niente, hai messo la foto profilo di Del Piero, non hai condiviso mai nulla e hai un unico amico in comune, tu. Dici che... Vabbè, sai che faccio allora? Cerco delle foto di ragazzi qualsiasi su Google. Può essere. Poi aggiungo tra gli amici gente a caso e cerco qualche aforisma da Google e lo metto le basi. Stato. Le basi, dai. Sono le basi. 7. Usare gli amici. Smith, fammi lo screen delle ultime foto di Mirko su Instagram e anche delle storie. Grazie. Allora, nell'ultima storia sta accarezzando un cane, ma c'è qualcun altro con lui. È maschio o femmina? Il cane? Non si vedono bene le palle. Sembrerebbe femmina, Alice. Forse femmina. Ma non il cane, imbecille, l'altra persona. 8. Continuare a fissare la chat. Ripetere questo passaggio all'infinito finché non vedete la scritta online.